Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo ci parla di correzione fraterna, che è una delle espressioni più alte dell'amore e anche delle più impegnative, perché non è facile correggere gli altri. Quando un fratello nella fede commette una colpa contro di te, tu senza rancore aiutalo, correggelo, aiutare correggendo. Purtroppo invece la prima cosa che spesso si crea attorno a chi sbaglia è il pettegolezzo, in cui tutti vengono a conoscere lo sbaglio con tanto di particolari tranne l'interessato. Questo non è giusto, fratelli e sorelle, questo non piace a Dio. Non mi stanco di ripetere che il chiacchiericcio è una peste per la vita delle persone e delle comunità, perché porta divisione, porta sofferenza, porta scandalo e mai aiuta a migliorare, mai aiuta a crescere. Un grande maestro spirituale, San Bernardo, diceva che la curiosità sterile e le parole superficiali sono i primi gradini della scala della superbia, che non porta in alto, ma in basso, precipitando l'uomo verso la perdizione e la rovina. Gesù invece ci insegna a comportarci in modo diverso. Esso cosa dice oggi? Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va, ammoniscelo, fra te e lui solo. Parlaci a tu per tu, parlaci lealmente, per aiutarlo a capire dove sbaglia. E questo fallo per il suo bene, vincendo la vergogna, trovando il coraggio vero, che non è quello di sparlare, ma di dire le cose in faccia, con mitezza e gentilezza. Ma possiamo chiederci, e se non basta, se lui non capisce, allora bisogna cercare aiuto. Attenzione però, non quello del gruppetto che chiacchiera, no. Gesù dice prendi con te una e due persone, intendendo persone che vogliano davvero dare una mano a quel fratello o a quella sorella che ha sbagliato. E se non capisci ancora, ancora dice Gesù, coinvolgi la comunità. Ma anche qui precisiamo, non vuol dire mettere una persona alla gogna, no, svergognandola pubblicamente, no, bensì unire gli sforzi di tutti per aiutarla a cambiare. Puntare il dito contro non va bene, anzi, spesso rende più difficile per chi ha sbagliato riconoscere il proprio errore. Piuttosto la comunità deve far sentire a lui o a lei che mentre condanna l'errore è vicina con la preghiera e con l'affetto alla persona, sempre pronta a offrire perdono, la comprensione e a ricominciare. E allora ci chiediamo, come mi comporto io con chi sbaglia contro di me? Tengo dentro la cosa e accumulo rancore? Mi la pagherai? Questa parola che tante volte viene, me la pagherai. Ne faccio motivo di chiacchiere alle spalle? Tu sai cosa ha fatto quello, blu blu blu, quelle chiacchiere? Oppure sono coraggioso, coraggiosa e cerco di parlarci? Prego per lui e per lei, chiedo aiuto per fare del bene? E le nostre comunità si fanno carico di chi cade perché possa rialzarsi e iniziare una vita nuova? Puntano il dito o aprono le braccia? Cosa fai tu? Tu punti il dito o apri le braccia? Pensa, Maria che ha continuato ad amare pur sentendo la gente
con denaro al suo figlio, ci aiuti a ricercare sempre la via del bene. Angelus Domini, un siavit Maria.